Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, buonasera, benvenuti in questo nuovo video. Oggi una partita secondo me importantissima che io sento molto. YouTuber Steam contro l'Inter, un Inter che per me e per molti di voi credo che sia una squadra rivale. Ovviamente al di là dei colori, YouTuber Steam è una squadra che raccoglie molti YouTuber di fede diversa, quindi è giusto così. Diciamo che vediamo un Nino GFC prontissimi con uno sguardo fierissimo e un Miranda, Yao Miranda, dall'altra parte. Una partita che sicuramente dirà molto anche per il campionato, una soglia, quella dell'Europa, che deve raggiungere ancora YouTuber Steam. Potrebbe farlo proprio ora, oggi, vincendo contro appunto l'Inter. Ci riuscirà? Non lo sappiamo adesso, ma lo vedremo fra pochissimo. Nei prossimi minuti vedremo quello che riuscirà a fare YouTuber Steam. Che dire, io direi che possiamo iniziare, eh? Sì, dai, via! Eccoci qua, di giorno questa partita per il pubblico cinese, come sapete per il discorso del mercato cinese, è sera in Cina e quindi YouTuber Steam è una squadra di proprietà cinese e l'Inter pure, andava bene così, come succede per il Milan e appunto succede anche per l'Inter. Intanto questo è lo stadio caldissimo, caldo un po' come la giornata che iniziano a scaldarsi un po', ovviamente è ancora inverno ma il sole insomma mitiga un po' il freddo di fine inverno. E quindi questa è una partita che può dir molto, una partita col 4-3-1 e senza il marchese bianconero, panchinato questa volta da Ciccio Graziani, perché non c'è da saperlo, dicono che aveva avuto qualche problemino in settimana e quindi aveva deciso, forse anche per motivi tattici, di prendere, di mettere in campo un giocatore dei Felix TV più piccolino fisicamente ma che può dare altre alternative di gioco che magari il marchese non può dare. E vedremo come andrà a finire, se avrà ragione o meno. Ciccio, attenzione all'Inter che con Perigi, però, ma bravissimo fuori TV, che recupera palla, la passa subito a Alfred che la dà dietro ancora a Roby. Delio. Kinoshi. A sinistra, tutt'altra parte per Avsim. Rimessa laterale per YouTuber Steam. Avsim con le mani. DB Channel subito per Dani. Dani per Felix. Al volo, mamma mia, Jay Felix. Jay Felix è uno di quelli non nuovi a girate di questo genere, cioè gol al volo, in semi rovesciato soprattutto. Questo perché ha una buona coordinazione che gli permette di fare gol dappertutto, soprattutto in semi rovesciata e al volo. E il paio che ha fatto li ha fatti così. Questo era molto più difficile, ma comunque pericoloso. Padelli oggi in porta non Handanovic. Andanovic che parò tutto all'andata, se ricordate, anche quel tiro formidabile di Dino GFC, che oggi è in campo, che sta adesso correndo contro Icardi, credo. Attenzione a Perisic, sulla sinistra va via. Ah, vabbè, qua forse ci fanno gol, che cavolo. Candreva, da prendere gol da Candreva, Fioi. Cioè, vabbè, non importa. Candreva fa gol su una quasi parata di Zebrato, che la respinge purtroppo, per sfortuna, anche a Famaia, va Candreva. E sulla traversa e quindi va in gol. Riguardiamo, però un'azione che diciamo che vabbè, quasi tutti sono persi gli esterni perché Fio ce ne sono due. Qua, peccato. Riflesso di Zebrato non basta a deviarla oltre la traversa, ma la deve sulla traversa. Vabbè, Perisic è un giocatore fortissimo. E lo stacco qua. Sim forse si sì, poteva fare qualcosa, ma Candreva è più bravo. E baciami. Felix, dietro per Avsim, ricomincia la partita di YouTuber Steam. Possesso palla dopo il gol subito. Come è andata col gol assist di Eder, tra l'altro. Parliamo di gol dagli più sfigati dell'Inter, comunque. Eder e Candreva, vabbè. Al di là di quello, Gagliardini recupera la palla su Kinoshi. Kinoshi che l'ha tenuta un po' troppo. Maurito Icardi. Fuori dalla TV, bravissimo. Che sta facendo il migliore in campo fuori dalla TV per ora. Colpo cavo per Delio. Delio per Kinoshi che la dà sì a Dani Orgoglio Gobbo. Dani attenzione e va dall'altra parte, dall'altra parte rispetto alla sua zona di competenza. Dani. Doppia finta. Il cross sulle chiappe di qualcuno. Delio. Kinoshi. Kinoshi che non ha nessuno e perde palla. Vabbè, qua si pavoneggia un pochino con la palla ai piedi. E che fallo è, Dino? Non è fallo, arbitro, mamma mia. Sì, ma se questo è fallo, va. Icardi.
Nino intercetta. VB Channel, Felix. Felix contro tutti, tipo dall'Inter. Felix va via nell'unico spazio libero che aveva. Felix tiene ancora la palla. Bravissimo Felix che resiste dietro Perdeglio. Ancora sulle chiappe di. Oh, i cross che oggi non. Proprio no. Kinoshi per Avsim. Per chi. Ancora Kinoshi. Nino! No! Per poco Nino si inserisce e trova il quasi gol. Ecco Nino, tra l'altro. Finisce qui il primo tempo. 1-0 per l'Inter, purtroppo. Che finire, ragazzi. Aspettiamo il secondo tempo, sperando di risolvere la questione. E questo sono le statistiche. E ci vediamo fra poco, ragazzi. Forza YouTuber Stream, dai. Squadra che non vince si cambia. Infatti entra Marchese Bianconero che prende la fascia posto di Deglio. E esce proprio Deglio. Al suo posto, ma destro, questa volta a destra, ma è usato a destra fino ad ora, sembra usato a sinistra, ma questa volta a destra, comunque ricordiamoci che è destro di piede, qua Alvarez la manda in calcio d'angolo, palla all'Inter, questo vediamo, speriamo che non sia questo gol proprio adesso perché sarebbe un po' una sfiga. Parte Borja Valero, cross in mezzo, arriva Kinoshi, bravissimo, buttala via magari in là, ecco appunto, come ho detto, attenzione, attenzione all'Inter, con. Dai, no, respingiamo. Oh, mi raccomando, lasciamo più. Bravo il Dani. Però c'è ancora Coca Andreva. Qualcuno la cavi. Ecco, gol. Invece no. Gol, gol. Ah. Gol di Perisic. Assist e gol di Perisic. Vabbè, Fiori, però. Non va bene così. Cioè, Fiori, non va bene. Cioè, 2 ore per prendere palla. Guardiamo. Tra il cross di Candreva che fa il cross. Questa cosa mi muova. Capisco il gol, ma il cross di Candreva proprio è un'offesa al calcio di sinistra, tra l'altro. Qua, bravo, volo di lì, ma fai qua. Si è perso l'uomo. Vabbè, vabbè. 2 gol, riprenderli è dura. Riparte il Marchese. Palla a Nino. Chino per Madestroyer, che può sfruttare il suo destro dalla destra. Chino, dietro per Alfred. Ma destroy. Cross in mezzo per nessuno perché arriva l'Inter come sempre prima su tutto. Sarà che l'Inter era prima, non lo so. Kinoshi. Qualcuno dica a quelli di PES che l'Inter non è poi così forte. Ma non è fallo, cioè sì, è fallo, ma vabbè. Alvarez fallo, cartellino, sì, giallo di Suarez, vabbè, giallo addirittura esagerato, però giallo ad Alvarez, 7 del YouTuber Steam, su Perisic, vediamo, sì, ci sta, è un po' una stilettata sulla caviglia, tanto oltrepassato la testa. Alvarez, attenzione, giallo. Cross in mezzo, poco partire contropiede YouTuber Steam che non ci parte però. Cardi, posso palla? YouTuber Steam parte in contropiede con Kinoshi per Masestroyer, Marchese Bianconero, aspetta i suoi che avanzino. Non avanza quasi nessuno, mannaggia. Sì, ma qua dobbiamo anche fischiarli, falli a favore, cioè. Inter, posso palla? Che palle, tra l'altro. E vabbè, fate quello che volete a sto punto, cioè, non so. Vabbè, Candreva, doppietta da Candreva. Cioè, quando il computer dice che vuole far giocare qualcuno, fa giocare qualcuno e te devi guardare e basta. Candreva che fa doppietta e mi fa anche l'assist, migliore in campo, probabilmente non mi va giù, in casa nostra. Guarda questi disperati di interisti che stanno insultando in casa nostra. Vabbè. Che gli puoi dire? Che no, 1-2 tranquillo qua, sono persi tutto. Tutto ciò che di buono è la difesa della prima parte del campionato sta diventando uno schifo, praticamente, con l'abbrodo. Ecco perché 4-3-1 forse è più il modulo da usare. Vedo se cambiarlo. Ciccio Graziani cosa farà? Chissà. C'è Candreva. Abbiamo fatto risuscitare sto morto di Candreva. Marchese. Vabbè, se anche perde la palla Chino, siamo proprio alla frutta. Marchese sulla più o meno centro-sinistra. Avanti da solo, sperando nell'accompagnamento di qualcuno, cioè adesso dei suoi compagni. Avsim, cross in mezzo. Un po' di testa di Kinoshi da dietro. Fallo
fuori. Potrebbe essere anche una bella idea, dire al tutto, troppo alto. Quasi finita la partita, tre gol, non li recuperi, neanche se ti allungano i 30 minuti. Vabbè, il fallo ci stava, cavolo, perché Candreva ha rotto le palle, mamma mia. Il cartellino, vabbè, chiaro. Giallo anche lui, terzini ammoniti. Questo era un, vabbè, Avsim. Fallaccio, riguardiamo la bellezza di questo fallo. Perfetto, sulle caviglie come piace a me. Cross in mezzo di Borca. Ci mancava solo che facesse qualcosa. Zebrato con le mani, sperando che ci sia ancora. Non c'è mai tempo quando voglio io, non importa, ma tanto non cambiava niente. Vince qui YouTuber Steam Inter contro. C'è anche Ranocchi in campo. Abbiamo fatto neanche con Ranocchi in campo. Cioè, prende 3. Qualche volta prendiamo ste amnesie e prendiamo 3-4 gol. Vabbè, non ho capito. Comunque, questo è. Ed ecco le statistiche che dicono semplicemente che i tiri che ha fatto l'Inter in porta li ha fatti in 3 gol. È tutto qua. Ragazzi, vediamo il prossimo video. Sperando di rimontare, di fare i 3 punti benedetti. Come sempre, forza YouTuber Team. Non si molla mai, eh. Non si molla mai. Ciao. Paura, paura.